Nel terremoto giudiziario che ha sconvolto Bruxelles spunta un ennesimo nome italiano, Andrea Cozzolino, eurodeputato napoletano eletto con il Partito Democratico. In questa foto del 2018 è insieme all'ex collega Antonio Panzeri, ora in carcere, e all'ambasciatore marocchino in Polonia Abderrahim Atmoun, secondo gli inquirenti molto attivo a Bruxelles e in cerca di sponde tra le istituzioni per conto dei servizi di Rabat. Cozzolino non è indagato, ma il Partito Democratico l'ha sospeso dopo che il suo nome è girato in relazione ad alcuni dei personaggi chiave dell'inchiesta. Alla Procura federale belga il nome di Cozzolino l'ha fatto il suo collaboratore Francesco Giorgi, compagno della vicepresidente del Parlamento Eva Kaili ed ex assistente di Andrea Panzeri. Anche Giorgi è in carcere e collabora coi magistrati. Non ci sono tracce di passaggi di denaro, ma la Procura sta approfondendo la posizione di Cozzolino per il ruolo che aveva a Bruxelles, cioè presidente della delegazione Rapporti Europa-Maghreb. Quando non è a Bruxelles, vive nel quartiere napoletano del Vomero, fra fastose vie dello shopping e palazzi d'epoca. Ora fa base qui e lo cerchiamo a casa sua. Sì, sì, ci salutiamo, ma ritengo che è una persona di cui mi fido. Quindi diciamo, andando a Bruxelles, ha comunque continuato a frequentare anche il quartiere, Napoli. Sì, sì, lui c'ha la famiglia e quindi è una bella persona. Bisogna sempre capire quando ti trovi in certe cose che forse tuo malgrado. Lo aspettiamo per ore, ma di lui non c'è traccia. C'è il dottor Cozzolino? No, non è a casa. A Napoli vive anche un altro eurodeputato del PD, è Franco Roberti, l'ex procuratore nazionale antimafia, eletto qui con un boom di preferenze. Alcuni dei nomi coinvolti sono del suo gruppo, per esempio Cozzolino, che non è indagato, era un suo collega. Per quanto mi riguarda è un collega corretto e per bene, quindi non ho mai avuto motivo, diciamo, di dubitare della sua correttezza e della sua onestà. E ancora adesso devo riconoscere la presunzione di innocenza che si deve riconoscere a tutti. Secondo lei, come mai il Partito Democratico ha deciso di sospenderlo? È stata una misura naturalmente cautelare, una misura estremamente rigorosa, che è stata una scelta che ha fatto il Partito Democratico, alla quale ovviamente noi siamo rimasti estranei. Io mi auguro che, ripeto ancora una volta, che il collega Cozzolino riesca a chiarire subito la sua posizione in modo da poter riprendere il suo lavoro al Parlamento Europeo. Non c'era nessun sentire a Bruxelles rispetto a questi fenomeni proprio nel gruppo, cioè non vi eravate resi conto di nulla? Per la mia esperienza pregressa di magistrato ho sempre pensato che ci potessero essere sacche di corruzione, reti di corruzione all'interno del Parlamento Europeo, non solo del Parlamento Europeo, anche delle altre istituzioni sovranazionali. Quello che invece credo di avere scoperto, tra virgolette, adesso è che qui abbiamo una rete corruttiva che nasce nel Parlamento Europeo, fatta di europarlamentari, ex europarlamentari, lobbisti, assistenti parlamentari. L'aspetto nuovo è proprio questa operatività di un'organizzazione criminale, perché di questo si tratta, di un'organizzazione criminale che si muove con grande dimestichezza e con grande facilità all'interno delle istituzioni, interfacciandosi con stati sovrani per fare gli interessi di questi stati sovrani che influenzano le decisioni della istituzione sovranazionale.